Ciao a tutti, oggi abbiamo il nuovo gimbal di Zhiyun dedicato agli smartphone, lo Smooth Q2 va a concorrere contro l'Osmo Mobile 3 e non teme il confronto perché, come vedremo durante la recensione, ha in serbo qualche trucchetto, quindi non perdiamo tempo, andiamoli a vedere insieme. Gimbal molto piccolino, però non per questo dobbiamo farci trarre in inganno, perché la costruzione è molto solida, emana proprio una sensazione di solidità e affidabilità. Infatti abbiamo un corpo quasi completamente in alluminio, cosa che ne va a arricchire sicuramente questo aspetto, e anche l'interfaccia, per quanto ridotta al minimo perché abbiamo due tasti e un joystick, è comunque completa. Veramente è sorprendente come con tutto questo riusciamo a gestire al meglio lo smartphone, quindi anche l'inquadratura che vogliamo fare. Poi abbiamo anche una presa USB Type-C che ci permette ovviamente di ricaricare il gimbal, però ci permette anche di alimentare lo Smooth Q2 durante le riprese, quindi durante l'utilizzo, con un power bank esterno, cosa che ci permette di portare l'incredibile autonomia di 17 ore nativa del Q2 a chissà quanto, perché comunque a quei punti dipenderà dal power bank che ci colleghiamo. A concludere, quasi, l'interfaccia, c'è una filettatura sulla parte inferiore del Q2 che tra l'altro è anche il tappo del vano batteria. Dicevo, filettatura standard da 3 ottavi di pollice che permette di montare il Q2 su stativi, su cavalletti o comunque qualsiasi altro supporto fotografico e video che abbia appunto la filettatura standard in questione. Poi l'ultima cosa che va a concludere l'interfaccia è il supporto proprio dedicato agli smartphone, che è rimovibile dal gimbal, quindi possiamo lasciarlo montato sullo smartphone perché ha questo sistema di quick release che permette di essere tolto dal gimbal. Allora, Zhiyun ci punta tanto su questa cosa, però da quello che ho visto in realtà è molto semplice, molto più semplice togliere direttamente lo smartphone e lasciare questo supportino attaccato al gimbal, perché poi in realtà questo supportino nell'utilizzo dello smartphone dà noia, quindi se io lo voglio mettere in tasca non mi torna comodo appunto averlo montato sullo smartphone, anche perché montare lo smartphone sul gimbal è semplicissimo, basta prenderlo e fare leva su una delle linguette del supporto, poi andare a incastrare uno smartphone con l'altra, quindi niente di più semplice. Passando invece all'efficacia, comunque all'utilizzo, come si utilizza, come dicevo prima, molto semplice da utilizzare perché appunto abbiamo un'interfaccia che è ridotta all'osso, ma è comunque l'interfaccia essenziale. Poi, altro grandissimo fattore appunto a favore del Q2 è la possibilità di collegare gimbal e smartphone tramite Bluetooth senza dover passare dall'applicazione dedicata. Questo cosa ci permette di fare? Ci permette di far partire o interrompere il video, e quindi poi quel joystick per direzionare il gimbal, abbiamo comunque una gestione, anche se basilare, comunque completa del tutto. Poi ovviamente utilizzando la Zplay, che è l'applicazione dedicata a tutti i gimbal di Zhiyun, entrano in gioco tutte le altre modalità, comunque molto utili, molto creative, come il timelapse, il panorama, abbiamo addirittura il tracciamento dei soggetti, quindi se noi selezioniamo un soggetto sullo schermo dello smartphone, poi possiamo tracciarlo durante le riprese. Abbiamo la modalità point of view, che è quella che fa rimanere fermo lo smartphone nella direzione perpendicolare all'impugnatura, e noi possiamo muovere il gimbal in completa libertà. Quindi insomma, tante le modalità creative, ovviamente si deve differenziare dalla concorrenza, e comunque ci riesce molto bene, anche perché è molto efficace. Un altro punto a favore, che è un grandissimo punto a favore del gimbal, è cosa che non ho menzionato, proprio il modo di utilizzarlo, ovvero non importa, o meglio, non è strettamente necessario stabilizzare gli smartphone che ci montiamo sopra, perché, come tra l'altro viene scritto sul manuale di istruzioni, se noi abbiamo uno smartphone che o è troppo peso o comunque ha un peso troppo sbilanciato e non riusciamo a calibrarlo, al gimbal non importa, perché i motori sono così potenti da poterlo comunque compensare e stabilizzare durante l'utilizzo. Questo dove torna in realtà utile? Torna utile se iniziamo a mettere
e comunque caricare lo smartphone di accessori come luci, obiettivi. Gli add-on ormai sono molto diffusi, gli obiettivi che magari fanno diventare fisheye l'angolo di campo dello smartphone. E questo ci porta in realtà anche a un altro discorso dell'efficacia. Questo gimbal è molto efficace, quindi avremo dei movimenti molto fluidi, molto ben stabili, quindi non dovremo avere paura di magari fare cose un pochino più particolari, quindi strapazzarlo un po' di più, perché comunque i motori sono veramente potenti. Tra l'altro riescono a sostenere un carico di 260 grammi, quindi insomma niente male. Poi questo mi fa ricordare addirittura un'altra cosa della modalità di utilizzo, nel senso il modo di passare da una modalità di impugnatura all'altra. Quindi abbiamo la classica orizzontale, quindi lo smartphone è orizzontale, però se iniziamo a muovere l'impugnatura verso l'alto possiamo passare in modalità verticale. Il gimbal lo capisce da solo. Poi continuando la rotazione dell'impugnatura andiamo nella modalità che si chiama in inglese underslung, potrebbe essere tradotta in valigetta, quindi con l'impugnatura sopra lo smartphone per scatti dal basso. È tutto molto fluido, tutto molto intelligente, ecco, tutto molto intuitivo dal punto di vista del gimbal, quindi a noi basterà muovere l'impugnatura e il gimbal si comporterà di conseguenza. Quindi alla fine di tutto vale la pena pensare a questo Smooth Q2 come un'alternativa ai più blasonati stabilizzatori? Assolutamente sì, perché come ci sta dimostrando Zhiyun, si sta impegnando molto con gli ultimi gimbal che ha lanciato, si sta impegnando veramente tanto nel differenziarsi dalla massa, ecco, e quindi da tutte queste feature che sono molto interessanti e fa sicuramente comodo e piacere trovare all'interno dei gimbal che insomma uno vorrebbe acquistare, quindi assolutamente consigliatissimo. Poi è molto piccolino, ecco, uno dei punti di forza, se non il maggior punto di forza, è che è molto piccolo, molto più piccolo del Mobile 3 una volta messi a confronto. Comunque anche lì farò una recensione a parte, perché ovviamente il Mobile 3 ha altri pregi e altri difetti, arriverà a breve la recensione. Tornando sul Q2, sicuramente lo consiglio, perché dedicato a chi ha bisogno di uno stabilizzatore ok, però che sia il più piccolo possibile, perché questo qui è il gimbal più piccolo sul mercato attualmente dedicato agli smartphone, più piccolo e al contempo uno dei più efficaci. Quindi ecco, è qui riassumendo il grande punto di forza di questo Q2. Comunque, se avete domande sul Q2 fatele pure con un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su quello che facciamo. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche. Io questo video lo concludo qui, ci vediamo al prossimo, quindi dallo tutto, arrivederci.